Molte coppie vorrebbero portare nel giorno del loro matrimonio i loro amici a quattro zampe, ma chiedere a uno degli invitati di farlo diventa difficile. Per questo si ricorre al Wedding Dog Sitter. Lui lo custodisce, lo pettina e per l'occasione lo agghinda persino a festa con degli accessori. Durante il fatidico giorno del sì, il Dog Sitter si occupa di ogni cosa che riguarda Fido. Aurora Piras. Sposi, oggi sta per il sogno e siamo sposi. Volete sposarvi e desiderate che il giorno del vostro matrimonio sia il più sereno possibile? Allora invitate anche l'amico fedele di tutti i giorni, il vostro cane. Sì, perché bello pulito e pettinato, infiocchettato con un papillon o con merletti e strass, vi sarà vicino, stemperando con i suoi guaiti festosi la tensione di quel fatidico giorno. E chi penserà a lui? Ma è ovvio, la Wedding Dog Sitter. Tutto risplende a noi d'intorno. La prima Wedding Dog Sitter italiana, Elisa Guidarelli, abita a Tivoli, in provincia di Roma. Ma l'attività, già ben avviata da appena 2 anni, la vede spesso in giro per l'Italia, insieme al marito fotografo. Ma come le è nata l'idea di questo lavoro? L'idea nasce nel giorno in cui ci siamo sposati io e Mario, cui effettivamente loro, che sono parte della famiglia, non hanno potuto partecipare al nostro matrimonio. Successivamente un'amica che è nel settore dei matrimoni mi ha chiesto: dice Elisa, perché non troviamo una modalità di collaborazione? Io faccio la dolettatrice, ho detto che cosa mi posso inventare per un matrimonio. E da qui è nato tutto praticamente, quindi questo servizio nuovo, che all'estero è comunque presente, però da noi è un'assoluta novità. E il servizio è molto, io lo definisco un servizio tenero, perché comunque racchiude un amore enorme che io ho per loro da sempre, fin da piccolino, ho sempre avuto animali, cavalli, gatti, un po' di tutto. E poi far partecipare appunto il cane degli sposi alla loro gioia più grande, al matrimonio. Gli sposi mi contattano tramite il sito web e da lì andiamo a conoscere il cane, perché ovviamente deve esserci comunque una sintonia tra me e lui. Facciamo appunto questo incontro preliminare, prendiamo le misure per l'abitino su misura e dopodiché il giorno del matrimonio io arrivo a casa della sposa, solitamente il cane è lì da lei, e mi occupo di lui già nel momento in cui c'è tanta agitazione in casa tra parrucchiere, truccatrici, eccetera. Successivamente andiamo fuori alla chiesa, andiamo a fare le foto, perché ovviamente gli sposi vogliono le foto con lui, con il proprio cane. E poi durante tutto il ricevimento comunque hanno la mia totale attenzione, coccole, cibo, tutto quello di cui poi effettivamente c'è necessità. L'accessorio rende comunque il cane elegante. E una cosa che io dico sempre è che comunque va studiato in base al tipo di cane, perché ognuno di loro ha un'esigenza, ha un tipo di pelo, ha anche una dignità. Quindi non dobbiamo farli diventare dei peluche o delle bambole, che è una cosa secondo me importantissima e che spesso a cui non ci si pensa. E io ho una stylist che mi disegna e mi realizza in base alla morfologia del cane, al tipo di pelo e al tipo di tessuto che può andare bene per quel cane, degli abitini. Quindi tessuti che non trattengono il pelo, tessuti che non si macchiano, che comunque non creano irritazione alla pelle e al pelo, e che siano comodi, quindi elastici, eccetera. Avere l'animale in quel giorno, mi sono accorta nell'arco di questo tempo in cui abbiamo fatto tanti matrimoni, serve sicuramente a mettere i ragazzi a proprio agio, perché è quel pezzettino di sicurezza in una giornata talmente diversa dalle altre, in cui c'è tanta frenesia, eccetera, eccetera, e vedere il proprio cane che comunque li guarda scodinzolanti, contento di essere lì con loro,
è sicuramente un momento tenero e che gli dà quel momento di tranquillità.